No, il fatto che fosse una compagine categoria di A1 sicuramente aumenta la qualità del test rispetto alle prime due che abbiamo fatto. Ovviamente noi siamo in una condizione probabilmente superiore a loro, quantomeno come rotazioni, questo si è visto nella partita, che non interessa come risultato, interessa per quello che dovevamo fare, cioè cercare di dare qualche minuto di qualità, tra virgolette, per Yakubu, per vedere come stava fisicamente, come reggeva il ritmo. Fisicamente non è che sono soddisfatto, fisicamente ho visto che è molto indietro, ma lo sapevamo, e dovremo lavorare e aver pazienza con lei come con Macchi per aspettarla. Però fa vedere comunque che la sua presenza è una presenza importante, che è già cercata dalle compagne. Noi siamo abituati come sistema di gioco a giocare sempre con un pivot di peso come era l'anno scorso un Goisa, e quindi siamo agevolati da questo, e io spero proprio che la sua, diciamo, qualità fisica cresca col tempo rapidamente per poter giocare con lei più minuti di quelle che abbiamo visto stasera. Ovviamente quando si fanno queste amichevoli la cosa importante è che non ci sono infortuni, e questo è avvenuto, per cui siamo tutti doppiamente contenti per questo. Sul risultato vorrei spendere due parole proprio per Nadalin e per Ramon, perché hanno fatto una partita di grande spessore, nel senso che hanno giocato in modo intelligente, come mi aspetto che facciano tutto l'anno, ecco.